Una produzione ANS TV. Spazio informazione. In collaborazione con il direttore di ReteMessina.it, Antonio Genovese. Benvenuti a Spazio Informazione, ben arrivato anche al dottor Giulio Conti, laureato in chimiche e tecnologie farmaceutiche. Dopo l'esperienza professionale di 2 anni a Roma ed un master in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza, conseguito a Ferrara, ha fatto un ritorno a Messina, dove svolge la professione nella farmacia di famiglia, la farmacia Juvara provinciale. Prima domanda, com'è stata l'esperienza capitolina? Cosa le è rimasto professionalmente? Allora, l'esperienza a Roma sicuramente è stata un'esperienza molto importante per me, è durata 3 anni, ho lavorato in più farmacie. Quello che mi porto è sicuramente una visione della farmacia non soltanto come un posto in cui ci sono farmacisti, quindi dei professionisti che devono dare dei consigli, ma anche delle aziende. Io ho lavorato per grossi gruppi, Walgreens, Boots Alliance è uno di questi, ad esempio, dove chiaramente bisogna sempre trovare il giusto compromesso tra le dinamiche commerciali di vendita e quello che è il consiglio vero e proprio al banco, quindi saper trovare il giusto equilibrio tra le due cose. Roma è una bellissima città, però devo dire che da questo punto di vista il capitale ha portato a una concorrenza spietata e quindi risultava un po' più difficile soffermarsi sulle problematiche del paziente, come invece riesco a fare qui a Messina da mio padre, aiuto lui. Sia ben chiaro che per gli argomenti che tratteremo si vuole offrire soltanto dei suggerimenti comportamentali, lungi da qualsiasi proposta terapeutica che aspetto ovviamente agli specialisti del settore. E dato di fatto che ci apprestiamo a vivere l'estate, con la bella stagione si presentano i soliti interrogativi legati alla gestione dell'esposizione al sole. Cosa utilizzare e come? Allora, sicuramente è fondamentale utilizzare la protezione solare, non smetterò mai di dirlo. La protezione solare è importantissima, ma non soltanto per chi ha la cornagione chiara. Ormai si è visto che il sole, i raggi UV, che siano UVA o UVB, sono dei cancerogeni a tutti gli effetti e quindi dobbiamo proteggerci. Per proteggerci, l'unico modo è utilizzarla, a parte quello ovviamente di non uscire durante le ore troppo calde, insomma, quindi non dopo pranzo. La protezione solare, dunque, spesso noi ci concentriamo sul valore SPF, l'SPF che ci dice, diciamo, più o meno qual è la protezione, il valore della protezione, che può essere 20, 30 o 50, ma questo è un dato che non è troppo fondamentale. È vero che magari se ho la carnagione più chiara sarebbe meglio utilizzare un 50, però si è visto che tra il 30 e il 50, ad esempio, sono soltanto 2 punti percentuali, non cambia tantissimo. Quello che è importante è come applicarla. Un esempio, bisognerebbe applicare un sesto del barattolo. Un barattolo è 200 ml, un sesto per una sola applicazione. Io credo che nessuno la applichi così la crema. Sarebbe importante specificare quando la si vende come si usa un prodotto, non soltanto venderlo e basta. Oltre questo, poi, la crema andrebbe applicata più volte al giorno. Nello specifico, ogni ora e dopo ogni bagno. Quanti la applicano così? Non credo molti. Questo è un problema che bisogna risolvere. Ci vuole più comunicazione in questo senso. Con la bella stagione, anche alle nostre latitudini, non mancano gli incontri con l'animale planctonico, ovvero la medusa. Possiamo sfatare l'utilizzo dell'ammoniaca, che sin dagli anni Ottanta era diventato una sorta di mito, una icona nel trattamento con i contatti delle meduse. Sì, allora, l'ammoniaca non è molto utile. Quando c'è una medusa, purtroppo c'è un'infiammazione, un'irritazione, e allora gli unici rimedi sono gli astringenti oppure quelle molecole che agiscono sul prurito. Me ne viene in mente una, il cloruro d'ammonio, lo si trova ormai anche in modo industriale, insomma non c'è bisogno di farselo preparare come preparazione galenica.
cloruro d'ammonio che però non dobbiamo utilizzare solo esclusivamente per la medusa, possiamo utilizzare anche post punture di insetti e anche, perché no, per alleviare la cattiva sudorazione, si usa anche per questo. Quindi anche in caso di punture di zanzare? Anche in caso di punture di zanzare, sì, sì, perché agisce sul prurito, chiaramente. È una bella stagione, non abbiamo soltanto mare, ma anche collina, montagna, aumentano di conseguenza i rischi di subire la puntura di apiche, labroni ed altri insetti, con pericolo di shock anafilattico per i soggetti allergici. Ma per coloro che potrebbero essere a rischio senza saperlo, possono accedere all'acquisto di prodotti direttamente in farmacia, come l'adrenalina? L'adrenalina non si può comprare in farmacia, è un farmaco assolutamente con obbligo di ricetta, è un farmaco che noi dobbiamo tenere in farmacia, è obbligatorio tenerlo, ma non possiamo venderlo al pubblico. I comuni antistaminici? Sì. I comuni antiestaminici possono essere utili, senza dubbio, sono utili anche delle creme a base di cortisone, che però in una forma non troppo, come dire, potente, quindi l'idrocortisone, la forma più leggera. Quello è disponibile ed è tra l'altro in formulazione da banco, quindi lo si può acquistare tranquillamente senza prescrizione. Voi farmacisti avete un obbligo, quello di chiedere la scelta tra farmaco originale e farmaco generico. L'equivalente è proprio tale come principio attivo e come efficacia all'originale, la differenza non è di fatto nella composizione. No, lo dico anche ad alta voce, tra originale e generico non cambia nulla, il principio attivo è lo stesso, abbiamo lo stesso dosaggio e il farmaco deve essere bioequivalente, questo proprio per definizione. Quindi il generico è una copia dell'originale. Chiamarlo generico tra l'altro forse è sbagliato, perché potrebbe indurre a pensare che non è che sia una sorta di sottomarca, ma in realtà è proprio la stessa cosa. E nonostante questo, però, il consumo di generici, specialmente al sud, è molto basso. Abbiamo una media del 30% in Italia, secondo uno studio di qualche giorno fa di Egualia. Una media del 30%, qui in Sicilia invece si abbassa al 20%. E di questi tempi, con l'inflazione alle stelle, insomma, sarebbe il caso di dire, va anche contro i miei interessi, però acquistiamo i generici. Parliamo ora di una fobia, una delle tante fobie che circolano, ma è una fobia abbastanza strana. Sto facendo riferimento alla chemofobia, ovvero la paura della chimica, e quindi prediligio le sostanze naturali, che sarebbero quelle ottimali, avendo una sorta di terrore in quelle chimiche. Allora, io da farmacista, o meglio, sono laureato in chimica e tecnologia farmaceutica, rido spesso quando in farmacia mi si dice mi dia qualcosa di naturale perché è innocuo. In realtà non è così, in realtà non esiste neanche un dualismo tra chimica e natura, perché la natura è fatta di chimica, la chimica è ovunque. Questa paura, la chemofobia per l'appunto, è qualcosa che secondo me fa più danno che altro. Non ci dimentichiamo che ormai tutti i farmaci, e mi riferisco a quelli salvavita in primis, sono a base di sostanze anche artificiali. Forse ecco, è questo il problema, è la paura delle sostanze di sintesi. Ma tra l'acido ascorbico sintetizzato e la vitamina C estratta dal mandarino, dall'arancia, non cambia assolutamente nulla, la molecola è la stessa, quindi è una paura che non ha alcun senso. Ed ora un argomento che indirettamente ha a che fare con l'estate, mi riferisco alle diete, perché ovviamente in estate, specialmente le signore, devono sfoggiare il fisico perfetto, e spesso ci si affida alle diete fai da te o a diete molto drastiche, e di conseguenza si subisce anche l'effetto yo-yo. Che cos'è questo effetto yo-yo? Allora, con la prova costume capita spesso di dire ok, magari anche in questo periodo, no? Di dire ok, adesso faccio una dieta drastica. Facevamo prima l'esempio della dieta del ghiaccio, ho sentito anche questa, in cui proprio non si mangia nulla, il ghiaccio ovviamente è zero, perché è acqua, zero calorie. È una cosa importante, ragazzi, queste cose non si devono fare. Il nostro cervello funziona col cibo, non riusciamo ad andare avanti senza,
senza mangiare. Allora facciamolo per bene, diete sì, ok, però diete che potenzialmente possono essere fatte per lungo tempo e non quelle diete drastiche, anche perché, diciamocelo, le diete che durano un mese portano sì a perderli questi chili, ma poi a riprenderli tutti, perché quello che perdiamo è solo acqua. È importante, tra l'altro, e questa è un'altra cosa che volevo dire, farsi seguire da professionisti. Io vedo un po' troppo abusare della vedo un po' troppo abuso di professione. Esistono i dietisti, i biologi, i nutrizionisti e i medici che possono fare le diete, e sono le uniche figure a poterle fare. Non affidiamoci né a un fisioterapista, né a un giardiniere, né a chi lavora in palestra, per il semplice fatto che non lo possono fare, ok? È abuso di professione in quel caso. Abuso di professione. Noi andiamo a chiudere in farmacia, davanti alle farmacie, nei pressi della farmacia, esistono i contenitori per lo smaltimento dei farmaci, ma vengono smaltiti in modo corretto? Allora, intanto vengono smaltiti e già è tanto, io che comunque ci tengo all'ambiente come tutti, già il fatto che la gente venga lì davanti alla farmacia per buttare tutti quei farmaci che sono scaduti, lo ritengo un gesto che bisogna dire... Gettano anche lo scatolo, però. Il problema è questo, il problema è che gettano anche lo scatolo. Tecnicamente, infatti, nel contenitore dei farmaci scaduti dovrebbe andare solo il blister, la carta, quindi il foglietto illustrativo e la confezione andrebbe conferita nella carta, per l'appunto. Siamo in chiusura, un ringraziamento al dottor Giulio Conti per essersi prestato a questo intervento. Spazio Informazione ritorna fra una settimana. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Abbiamo trasmesso una produzione ANS TV. Spazio Informazione. In collaborazione con il direttore di rete Messina.it, Antonio Genovese.